il lavoratore di oggi, dopo aver letto questo librino, sarà costruire un aquilone. Allora, per costruire l'aquilone, con l'aquilone bisogna prendere almeno due fogli colorati, oppure anche un foglio bianco o un foglio di giornale. Allora, la misura è questa. Prendiamo un righello, misuriamo il foglio sia sopra che sotto e prendiamo la metà, così. Poi prendiamo altri due punti a circa un terzo del foglio, uno e due. In questo fatevi aiutare dal babbo e dalla mamma, perché non è semplicissimo. Poi, una volta presi i quattro punti, bisogna unirli così. Vedete cosa viene fuori? Viene fuori già la forma del nostro aquilone. Allora, va ritagliato. Anzi, se lo volete fare doppio colore, mettete uno sopra l'altro i fogli e li ritagliate insieme. Ok? Allora, io come sempre ho già il mio aquilone, la parte dell'aquilone già ritagliata. Guardate, prima vi dicevo del foglio bianco, perché sul foglio bianco ad esempio ci potete disegnare quello che vi piace di più, un arcobaleno, dei palloncini, delle stelle, dei cuori. Allora, una volta fatto questo, questa è la forma, bisogna prendere due stecchini da spiedo, uno e due. Questo qui lo lasciate bello lungo così com'è e lo appoggiate nella parte centrale. Quest'altro lo fate a misura, così, e lo incrociate. Bene? Allora, una volta incrociato, questa è la parte un pochino più difficile, vanno messi quattro pezzettini di scotch che ho già ritagliato per fermare gli stecchini. Guardate. Ecco qua. Allora, una volta fatto questo è l'incrocio, bene, si fa, anche qui fatevi aiutare dal babbo e dalla mamma, un buchino centrale qui all'incrocio, così. Questo buchino serve per far passare il filo. Io in questo caso ce l'ho di spago, però potete prendere anche il filino di lana, potete prendere qualsiasi tipo di filo. Fate un rotolino e poi lo fate passare dal buchino, da qui, che avevamo fatto con le forbici. Poi lo fate passare da dietro, lo fate passare di nuovo dall'incrocio dei due stecchini e lo ripassiamo nello stesso buchino davanti. Ok? Bene, allora, quando ripassato davanti, il nostro aquilone è finito. Allora, io ora ve ne faccio vedere uno che ho già fatto in precedenza. Guardate un po', allora, questo è l'aquilone che io ho fatto. Vedete che carino? Allora, ho preso i due fogli, uno arancione e uno verde. Poi ci ho messo i ritaglini, quelli che mi avanzavano dei due fogli, in più, va bene, i due incroci di legno, il nostro filino di spago e poi, attaccato alle estremità, ho messo dei filini che quando l'aquilone vola, volano insieme. Vedete, bellino? Così. Allora, questi filini qui si possono fare con la carta velina, oppure, dato che è passato Pasqua, li potete fare anche con i fogli degli uovi di Pasqua che avete sicuramente aperto. Allora, ora con questo aquilone lo potete andare in terrazza, in giardino se lo avete, oppure lo potete fare volare in casa. Ciao bambini!